Questo è un piccolo esercizio di applicazione delle formule che abbiamo appena visto. Abbiamo un mattone da 2 kg, in realtà è un blocco di legno su un piano di cartone. Calcoliamo subito il peso di questo blocco di legno, cioè la forza peso mg, 2 kg, 9,8 N su chilo. Ricordiamo sempre le unità di misura anche nei calcoli, 19,6 N. Le unità di misura nei calcoli sono importanti perché alla fine, se uno sbaglia una formula, per esempio, o un calcolo, si può accorgere che c'è un errore dalle unità di misura che non tornano. In questo caso le unità di misura tornano perché chilogrammi si semplifica, rimane giustamente newton perché stiamo calcolando la forza peso. Poi legno su cartone, vediamo i coefficienti d'attrito, l'abbiamo detto in un video precedente, stanno anche su Wikipedia, 0,32 il coefficiente d'attrito statico, 0,23 un po' meno, quindi quello dinamico. Questa è la situazione, il blocco di legno sottoposto alla forza peso, che in questo caso semplice è anche la forza normale che lo schiaccia contro il piano. Quindi reagisce il piano per non farsi sfondare con la forza vincolare uguale opposta alla forza peso, 19,6 N. Qui poi immaginiamo di tirare a destra il mattone con una forza e di conseguenza nasce la forza d'attrito dalla parte opposta perché, come fanno gli studenti, l'attrito cerca sempre di ostacolare il movimento del mattone. Ora immaginiamo di tirare con una forza da 5 newton e ci chiediamo se l'attrito è in grado di esercitare i 5 newton contrari per tenere fermo il mattone. Quindi per sapere se è in grado o no, dobbiamo calcolare il massimo valore che l'attrito statico può raggiungere. Quindi forza d'attrito statico massima. Questo max ci va scritto qua, perché la forza d'attrito statica in realtà non è sempre uguale al valore massimo. Quindi qui noi calcoliamo il valore massimo, perciò questa parolina max va scritta. Quanto vale l'attrito massimo? Bisogna moltiplicare il coefficiente d'attrito statico 0,32 per la forza normale, che abbiamo detto essere la forza peso, quindi per 19,6 N, e fa approssimativamente 6,3 N. Vuol dire che l'attrito al massimo può arrivare, l'attrito statico, fino a 6,3 N, quindi è in grado di farne 5. Naturalmente non ne fa 6,3, ne fa solo 5, fa il minimo indispensabile come gli studenti, cioè quello che serve soltanto per tenere fermo il mattone. Potrebbe fare di più, come gli studenti, fa il minimo indispensabile. Poi noi tiriamo, invece, anziché con 5 newton, incrementiamo la forza, tiriamo con 6,3 newton. Questa è la forza di distacco, perché costringiamo l'attrito a dare il massimo, 6,3 newton. Infatti qua non c'è scritto max, perché questa non è la forza d'attrito massima, è la forza d'attrito minima indispensabile. Qui invece ho scritto max, perché l'attrito solo in questo caso è costretto a dare il massimo, 6,3 N. Se noi superiamo ancora il valore, quindi aumentiamo ancora la forza, per esempio 10 N, ecco che l'attrito smette di essere statico, diventa dinamico. Perché? Perché l'attrito non è più in grado di tenere fermo il mattone. L'attrito poteva arrivare a 6,3 N, noi tiriamo con 10 N, il mattone si muove, l'attrito diventa dinamico. Ma se diventa dinamico lo dobbiamo ricalcolare. Stessa formula di prima, ma con il coefficiente 0,23 e quindi il valore è un po' più piccolo, 4,5 N. A questo punto possiamo ridurre la forza con cui noi tiriamo il mattone. La riduciamo a 4,5 newton e il mattone da questo momento in poi procede a velocità costante perché le due forze si annullano tra loro. Quindi il mattone è come se non avesse forze su di lui. Ricordiamo che le forze fanno cambiare la velocità degli oggetti. Qui in pratica non c'è nessuna forza netta applicata sul mattone, il mattone non cambia la sua velocità, procede a velocità costante. Ultima osservazione. Qui avremmo anche potuto scrivere dei segni negativi per la forza d'attrito, perché potremmo utilizzare la convenzione che le forze che vanno verso destra sono positive e quelle che vanno verso sinistra sono negative, quindi meno 5 N, meno 6,3 e così via.